Ti devo raccontare il fatto che mi sei mancato tantissimo, soprattutto perché io non potevo venire a Bormio e quindi non ci siamo visti. Andrea, bentornato dalle vacanze. Immagino che tu domani vada già al lavoro, anche se è solamente sabato. Come stai? Io ho ancora 3 giorni di ferie e me li godrò tutti. Però sto bene. Vabbè, ad ogni modo ti lancio come al solito, non si può iniziare l'anno senza un nuovo unboxing, ti lancio un pacco. Tu, non so se te lo ricordi, ma devi dire quanto pesa, di che scarpa si tratta e ovviamente devi cercare anche di aprirla in meno tempo possibile, compatibilmente con il fatto che tu non avrai a disposizione nessuno strumento per aiutarti. Neanche qua, No, quelle le puoi usare, eh? le Ho puoi cambiato usare. pure la chiave del cancelletto, forse mi taglia di più. Ok, dai, sei pronto? Lancio? Vai. Ti sei un po' arrugginito con le Sì, è vacanze. vero, è vero, è vero. Vai, procedi pure. Tra l'altro ti volevo anche dire che ho preso delle scarpe negli Stati Uniti durante queste vacanze perché mio iBrother. Oh, attenzione. Innanzitutto, di che marchio stiamo parlando? Allora, Mizegan, scarpa da pronatore, secondo È me. una scarpa da pronatore Mamma sicuramente. mia, sei un cavallo ormai. L'intersuola, secondo te, di L'intersuola. che sembra di buon livello oppure no? Hai mai visto il DJ Time quando dicevano una roba e poi facevano il fuori onda e diceva la verità? Proviamo a farlo. No, mi sembra ottima l'intersuola. Secondo me l'intersuola è ottima. Fuori onda. No, non mi sembra. Allora, credo di aver capito che è una New Balance, però non mi sembra della morbidezza solita di New Balance. Sicuramente, devo dire che ho un po' cheatato perché ho visto che c'era la scatola rossa con la coda dell'occhio nel riflesso della fotocamera, quindi ho detto o Puma o New Balance, ma credo che sia più New Balance. Ma quanto pesa, scusami? Ah, la scarpa è abbastanza leggera, secondo me arriva a 2,70. Secondo me, poi adesso magari la pesiamo durante la pausa tra il primo e il secondo tempo, 2,60. secondo me pesa anche solamente 240. Ma l'hai visto sulle specs su internet? In effetti era leggera, però ho detto una 4, quindi sono salito un attimino. Così, vabbè, impossibile da indovinare, ti direi una Vongo. No, la Vongo è la versione più Pesante. pesante. E allora non so. Dovrebbe chiamarsi Prisma 2. Allora, l'inserto antipronazione sinceramente pensavo che si vedesse, invece lo sentivo solamente con la mano, si sente che c'è una mescola molto più dura, fino a qua, da qua in avanti è più morbida invece. Per quello che ti dicevo che l'intersuola non mi fa impazzire rispetto alle solite New Balance, col fuel cell, come si chiama, stramorbidissimo. La provo un attimo al piede, cos'hai preso? Avrò preso sicuramente il tuo numero, no? Vabbè, dai, provatela un secondo, dovrebbe essere comunque il 9,5 US. Un SS. No, sì, in effetti direi che è giusta. Quindi calzata diresti stesso numero o mezzo numero in più? Direi stesso numero, ma solo perché dopo se diventa troppo larga rischia di diventare instabile, quindi se andiamo a cercare una scarpa stabile, poi diventa instabile e siamo fritti. Messa così di primo acchito, sento anche nel tallone, nella zona mediale, nell'avampiede, comunque una lunghezza di supporto, cioè per assurdo lo sento anche quasi sui metatarsi in avanti, la sento fino a qua la protezione, da qua fino a qua, quindi anche se la gomma è un pochino più morbida in avampiede, comunque mi sembra, la sento che è una scarpa con l'inserto antipronazione, non dà fastidio sul tallone, quello non lo sento, qualche scarpa, forse l'avevamo detto anche nelle migliori scarpe stabili, in tante c'è quel problema che nel tallone si sente l'inserto, qua non lo sento, è una buona cosa perché anche per un lieve pronatore potrebbero andare bene. Va bene, Andrea, ti consiglio di fare una cosa, visto che comunque non fa così freddo, se ti fai un giretto in giardino, una corsetta non ti filmo, il coniglio l'abbiamo ritirato, nei prossimi minuti poi ci racconti tre cose di questa scarpa. Vai, tanto ormai ce l'ho già su. Va bene, ciao!
Andrea, allora dopo i 5 minuti in giardino devo confessarti che prendendo la bilancia questa scarpa pesa 271 grammi. La prima domanda che ti pongo è cosa ne pensi della tomaia? No, aspetta, conferma, anzi confessa a tutti gli utenti del canale che l'hai provata ed era uscito 270 grammi e l'hai dovuta provare in un altro punto perché non ti fidavi. Non mi fido mai di te, ovviamente. Sto giro qua sono stato un campioncino, 270 grammi, 272 grammi di scarpa, spettacolo, ormai sono una pesa. Sono. Tomaia ottima perché leggera, credo anche traspirante perché si vede abbastanza in controluce e non dà fastidio. Ultimamente ho una specie di calletto, qualcosa sul mignolino del piede sinistro e non mi ha dato fastidio la scarpa, quindi molto bene. Risulta, come si dice, abbastanza stabile perché qua all'interno dove dovrei cedere c'è un rinforzo nella tomaia e anche la linguetta è attaccata con un altro pezzettino, quindi rimane abbastanza stabile il tutto. E a livello di sensazioni di camminata e di corsa del piccolo scattino che hai fatto in giardino, che sensazione ti ha dato questo fuel cell rispetto invece al modello famoso della Rebel 2? Allora, intanto scusami, finisco con la tomaia, tallone morbido, non dà fastidio, molto bene. Ormai con la conchigliona di plastica dura non mi fa neanche più impazzire a me. Se la scarpa risulta stabile e con il tallone così morbido, molto meglio. Ritornando all'intersuola, non è il fuel cell solito, mi sembra comunque più duretto, però credo che per fare i lenti possa andare bene perché alla fine risulta una scarpa stabile in qualsiasi caso. Con questa intersuola un po' più duretta è una scarpa che può andare bene sia per i neutri sia per i lievi pronatori o per dei pronatori severi ma abbastanza leggeri di peso. E invece a livello di battistrada cosa ne dici? È comunque generosa la gomma presente sulla suola? Stavo pensando questa cosa, che ormai sono 3-4 anni che non riempiono più tutta la suola con la gomma dura, c'è solamente in determinati punti, però qua è abbastanza piena, praticamente c'è solamente questa lineetta qua che non ha battistrada. In questo punto dove c'è l'inserto antipronazione è durissimissimissima, dove c'è la parte rosa non si riesce neanche a schiacciare, invece in avampiede comunque si sente che è più morbido. Sarebbe da tagliarle a metà per vedere in effetti la schiuma dell'intersuola com'è, ma mi sta già piangendo il cuore per sta roba che sto dicendo, quindi non lo faremo. Questo battistrada possa fare la sua porca figura anche su pista bianca. La mia sensazione comunque, Andrea, è che sia con una scarpa reattiva, perché il fuel cell è reattivo, la gomma presente generosa consente una grande reattività, si tratta di capire se si riesce a spingere a fondo. Sì, poi ti ripeto, è un fuel cell un po' strano perché non è il solito ciccoso, morbido. Potrebbe essere sì una scarpa che su asfalto possa dire la sua nei lavoretti tipo medio o variazioni di ritmo. Va bene, io direi che nei prossimi giorni, se ci vedremo, mi sembra di aver capito che settimana prossima sarà in Emilia Romagna, quindi non so se ci vedremo, però nei prossimi giorni faremo la recensione completa appena avremo un attimo di tempo. Sabato prossimo parto, vado giù a Bellaregia Marina, non per andare a ballare al papete, ma perché abbiamo campionati regionali, prima prova a Cesena mi sembra. Non lo so, io arrivo lì a Bellaria, mi prendono quelli della squadra e mi portano loro con le macchine al campo gara. Va bene, grazie Andrea, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima.